Buonasera a tutte e a tutti, sono molto contento di presentarvi questa sera il progetto di innovazione culturale in materia rivolta ai beni culturali e artistici, CAPTA. CAPTA è l'acronimo di Centro Arte Territorio Tecnologia Ambiente. Mira fondamentalmente alla costituzione, alla circuitazione e produzione di materiale audio-video, nello specifico film, documentari, audio-video d'arte. Attualmente CAPTA ha già avuto delle prime risposte nel contesto internazionale, ha già presentato e divulgato circa una decina di film presenti nei più prestigiosi festival internazionali, tra cui l'Asia Film Festival a Barcellona, la Biennale di Curitiba in Brasile, prossimo con un film tra meno di 15 giorni, sarò fisicamente presente per questa biennale. E ci sono dei fortissimi riconoscimenti dal Museo Maxi di Roma, dove è entrato questo progetto all'interno delle 15 eccellenze in Italia in materia di arte contemporanea, ed è una piattaforma di appunto di promozione sul territorio nazionale e internazionale di metodologie contemporanee rivolte alla produzione di cultura artistica. Nello specifico CAPTA, ho detto, si occuperà di incrementare la produzione e circuitazione di film e dall'altra di realizzare per la prima volta nel territorio pugliese un centro legato alla produzione artistica con fortissima vocazione internazionale, discostandosi moltissimo da tutte le dimensioni territoriali legate alla dimensione dei bandi pubblici e ai musei a gestione regionale. Questo fa un grande salto in avanti per la costituzione della prima fondazione, per la costituzione giuridica di una fondazione, il cui bagaglio, il cui capitale è il capitale in opere d'arte. Questo sul territorio pugliese non vi è ancora nessuna traccia, se non, come dire, possibili competitor, ma li ho già detti, sono i musei a vocazione regionale. Non sono neanche riconosciuti dal MIBACT. L'altra, diciamo, mission è la creazione di un festival di arte tecnologica, e la creazione appunto di un hub con fortissima vocazione al riscatto socio-culturale della nostra terra. E in ultimo, CAPTA si costituisce come prima galleria al sud Italia per la vendita di opere d'arte in contesti fieristici internazionali, scalando fortemente la vocazione delle fiere nazionali, posizionandosi quindi in un contesto internazionale quale per esempio la fiera Loop di Barcellona, con solo focus legato alla vendita a collezionisti privati e pubblici, pubblici inteso come musei, a livello internazionale. Per fare questo primo, come dire, grande passo, CAPTA è alla ricerca di semplicemente 50.000 euro, perché tutto il resto è, come dire, il team è un team di professionisti con forte, come dire, esperienza nella gestione, catalogazione di opere d'arte, con esperienze in gallerie, in prestigiosi musei. CAPTA ha già avuto una prima fortissima, come dire, riconoscimento per la lungimiranza al Dipartimento di Landscape ad Harvard nel 2018. Grazie. Grazie. C'è qualche domanda da parte del Comitato Scientifico? Comitato Scientifico, una domanda? No, solo per sapere, i 50.000 euro, perché sono 50.000 Per la candidatura a quattro fiere internazionali, quindi le varie spese appunto di gestione, mobilitazione delle opere e la creazione dell'archivio digitale per la consultazione di film d'arte. Questo è, perfetto.
e sarebbe, diciamo, la prima, il primo, appunto, la prima startup effettiva di costituzione. Grazie mille.